però in questo periodo, diciamo, dove bisogna stare attenti un po' a parlare, un po' come si usano certi termini, ripeto che è una questione proprio è una questione di risolvere un problema dell'allea, indipendentemente da chi la frequenti, cioè nel senso bisogna che l'allea ritorni ad essere frequentata da persone per bene come una volta. Non una protesta, ma una proposta, o meglio, una serie di proposte per far tornare l'allea, un posto frequentato da tutti a tutte le ore. Il tema della sicurezza e del decoro in Viale Matteotti torna di stretta attualità. Risolviamo il problema, è il titolo del documento che Confesercenti Pavia sottoporrà all'amministrazione comunale per chiedere di valorizzare al meglio la zona. Combattere il degrado e l'inciviltà sono solo il primo passo. Per l'associazione dei commercianti bisogna andare oltre. Ecco allora l'idea di un restyling completo dell'allea che passa dal potenziamento dell'illuminazione al taglio delle siepi, oltre al ripristino dell'ordinanza che vieta l'uso di alcolici sul viale. Ma il progetto di Confesercenti è anche ambizioso e propone di rendere visibili alcuni tratti della Roggia Carona che scorre sotto il camminamento, sostituendo il granito con delle vetrate. Un intervento che garantirebbe un colpo d'occhio diverso e che potrebbe rilanciare l'allea come vero polmone verde della città, a pochi passi dal castello e dal centro storico. Obiettivamente va risolto, non siamo di fronte a delle cose stravolgenti, no? Che richiedono chissà cosa. Io credo che si possa affrontare l'emergenza velocemente, proporremo una serie di cose, come ha detto Pizzoccaro, all'amministrazione comunale e faremo in modo che all'emergenza si accompagni un progetto di valorizzazione di arredo urbano.